Onorevole De Masi, quest'oggi a Cutro, in occasione della presentazione della candidatura del sindaco Salvatore Migala alla Camera dei Deputati con la lista Rivoluzione Civile, una candidatura voluta fortemente dall'Italia dei Valori, sia provinciale che regionale. Sì, credo che non sia un fatto privo di senso, ma è una conquista che abbiamo voluto come organizzazione provinciale e anche regionale di Italia dei Valori, che naturalmente è stata recepita dal Presidente nazionale Antonio Di Pietro. È un'occasione da non sciupare, il sindaco Migala è in una posizione utilissima perché i primi quattro sono candidati in altre circoscrizioni e con ogni probabilità opteranno, o chi di loro dovesse essere eletto appunto, come in rappresentanza di altre regioni. Per cui c'è davvero la possibilità questa volta di esprimere un rappresentante della provincia di Crotone, oltre che di Cutro stesso, in Parlamento. Ce n'è bisogno, questa è una provincia che è diventata l'ultima d'Italia e anche d'Europa. Occorre finalmente valorizzare le persone come Salvatore Migala, che hanno manifestato nel corso della loro lunga esperienza amministrativa grande capacità di governo, grande attenzione per i problemi veri e quindi sensibilità sociale, che sono i requisiti che servono per essere eletti in Parlamento. Salvatore Migala ce l'ha, io sono particolarmente fiducioso. Questo primo incontro pubblico ha riscosso una partecipazione che lascia ben presagire per un risultato positivo per il quale tutti insieme ci dobbiamo battere. Onorevole, ha detto che sarà al fianco del sindaco Migala durante questa campagna elettorale in tutta la provincia di Crotone, anche in Calabria, una squadra che oggi si mette in moto per lavorare, per arrivare all'obiettivo prestigioso della Camera dei Deputati. Ma perché noi siamo compatti, siamo coesi, noi parliamo una sola lingua, sosteniamo convintamente la nostra lista, a differenza di alcuni dei nostri avversari che nel presentare le proprie liste non hanno le idee molto chiare sulle indicazioni da dare, cioè non sanno neanche loro stesse per chi votare. Noi invece lo sappiamo benissimo, la lista è in groia, che rappresenta davvero l'unica alternativa rispetto ad un sistema che si è chiuso, che ha trasformato il palazzo della politica in una fortezza imperscrutabile ed impenetrabile. Noi dobbiamo, attraverso il coraggio e la scelta di cambiamento, che è un processo guidato da Ingroia, invece entrare in quei palazzi, sconvolgerli, portare le voci del dissenso, altrimenti la democrazia muore e con essa anche la speranza. Sindaco, questo pomeriggio è stata presentata la sua candidatura qui all'interno della sala polivalente a Cutro, candidatura alla Camera dei Deputati con la lista Rivoluzione Civile. È stata una presentazione soprattutto piena di gente, come magari lei si aspettava, ed è stata sicuramente una cosa che l'ha tenuta molto contenta. Beh, certamente l'affetto e il consenso dei miei concittadini per me è la vita, quindi perché... Detto questo, che dopo tanti anni che svolgo questo ruolo c'è questo consenso anche per il servizio che ho svolto e continuo a svolgere su questo territorio, ma non solo a Cutro, tutte le questioni che riguardano le comunità, le popolazioni, voi per l'esperienza, voi anche per la conoscenza delle problematiche, mi trovano sempre in prima fila. E è potuto anche essere questo grazie anche a un impegno in un partito come l'Italia dei Valori, ma anche come di alcuni amministratori che hanno collaborato, anche come Carletto Squillaci, che oggi ha fatto anche nel suo intervento, ha detto delle parole di elogio nei miei confronti e lo ringrazio. Sono cose veramente che fanno piacere, perché la gratifica più importante per una persona che fa servizio sono proprio questi, i giudizi positivi e la riconoscenza, diciamo, verso l'attività che si svolge. Oggi mi trovo candidato l'Italia dei Valori ha aderito a questo progetto di Antonio Ingroia, ed è un progetto molto importante che pone come punti prioritari il lavoro, il welfare, la lotta contro la criminalità e poi anche le infrastrutture, l'ambiente. Sono tante le questioni sulle quali si deve lavorare,
e anche ho apprezzato il coraggio di questa persona, il coraggio e la volontà di cambiare, perché quando una persona come questa si mette al servizio di una nazione, al servizio dell'Italia, vuol dire che c'è tanta passione politica. Solo una passione politica forte, l'amore per la giustizia, può, diciamo, determinare queste scelte. Sindaco, Rivoluzione Civile, appunto con candidato Premier Ingroia, ha una serie di partiti nel suo interno che l'appoggeranno in questa campagna elettorale. Quest'oggi abbiamo visto anche degli ospiti illustri qui a Cutro, c'era l'onorevole De Masi, poi c'erano anche altri dirigenti del partito a livello provinciale e regionale. Infatti ho ringraziato tutti coloro che hanno partecipato, e l'onorevole De Masi, ma tutto il gruppo dirigente dell'Italia dei Valori, la sinistra federata, i Verdi e gli altri candidati al Senato e alla Camera, c'era Alfredo Scicchitano, Antonella Fogliero, quindi c'è una coralità veramente di intenti e lavoriamo per un progetto. Io penso che questo, bisogna ritornare a fare la politica come servizio e non come tornaconto personale. Abbiamo detto di questi parlamentari che sono stati in questo territorio, che non hanno prodotto niente, diciamo, dal punto di vista concreto, soltanto articoli sui giornali, interpellanze, però risultati concreti non ce ne sono stati. Oggi addirittura catapultano candidati da fuori, quindi che non, sicuramente non potranno mai rappresentare il territorio. Il territorio può essere rappresentato da chi è radicato su questo territorio, da chi conosce le problematiche, da chi conosce il territorio stesso, quindi persone che hanno già dimostrato in altre postazioni di fare delle cose concrete. Penso che alla fine i cittadini capiranno, Rivoluzione Civile con Ingroia, e anche la parola stessa lo dice, vogliamo fare una rivoluzione per cambiare le cose sulla questione del lavoro, sulle questioni della solidarietà sociale, la lotta alla criminalità e tutte le altre questioni che su questo territorio hanno un peso importante. Quindi siamo sicuri che alla fine, visto anche la disponibilità dei cittadini a recepire, faccio un esempio, c'è anche un problema di equa distribuzione dei redditi in Italia, c'è gente che guadagna milioni di euro e gente che non ha praticamente nemmeno 5-6 mila euro all'anno e non riesce a vivere, non riesce a comprare le cose più essenziali, comprese le medicine. Quindi ci deve essere un cambiamento che noi vediamo in questo, in questi, anche in queste persone, non solo come formazione politica, ma anche come persone, Ingroia, Di Pietro e altri che sono in questo progetto, sicuramente potranno fare la differenza. Io avrei veramente il piacere, come dire, di diventare, di essere eletto alla Camera, ma per continuare ad essere sempre la stessa persona, sempre Salvatore Micali, come voi mi conoscete, sempre in mezzo a voi, mai con una punta di arroganza o di altro tipo, sempre disponibile e sempre rispettando tutti. Questo è il mio principio e sarà in qualunque postazione mi troverò. Vi ringrazio e arrivederci alla prossima.